Benvenuti a casa. Oggi menù napoletano. Sole, colori, mare. Facciamo un sacco di piatti veramente golosi, a partire proprio dal pesce, che faremo in due ricette diverse. Insomma, una vera delizia. Partiamo con gli spaghetti allo scoglio, che copriremo con una pasta della pizza, quindi faremo una specie di calzone allo scoglio. Poi facciamo i polipetti affogati, che io adoro, sono molto buoni, con il sugo che cuoce proprio tanto, un profumo meraviglioso. E poi facciamo a pizza fritta, la facciamo con Enzo De Caro, che è un grande attore, vediamo se è anche un grande cuoco. E poi, ragazzi, facciamo la torta caprese, con la torta al cioccolato, con le mandorle tostate dentro, tritate fine fine. È una delizia. Invece, per i bambini facciamo le uova in purgatorio, ma non vi voglio dire cosa sono, perché è un piatto buffo e anche molto goloso. E allora mettiamoci a cucinare. Moscardini affogati, un piatto furbissimo perché ci mette un po' a cuocere, però fa tutto da solo. Noi possiamo anche andare a leggerci un libro o farci un pisolino. Allora, prima di tutto i moscardini. Potete usare anche dei polipetti, potete usare un polpo invece grosso. Io qui ho circa 300 grammi. Facciamo tutto a freddo, li mettiamo dentro. Poi ci mettiamo ben mezzo bicchiere di olio d'oliva. Contate un mezzo bicchiere, una lattina di pelati tutta intera, sono 250 grammi sgocciolati, ma noi mettiamo proprio tutto, anche il sughino. Mi raccomando, niente sale, perché con le cotture così lunghe il polpo già è molto salato. Io metto ben 4 spicchietti d'aglio, e schiaccio un po', lo spappolo proprio. E un pizzico di peperoncino. Ok, il più è fatto. Do una mescolata e chiudo con il coperchio. No, non è abbastanza. Prendo la carta forno, diciamo che ne taglio una metà. Ci copro completamente la mia pentola e con il filo, anzi lo spago da cucina, chiudo. Qualcuno mi mette un dito? Dai, dai Alberto, metti un dito. Vedi? Questo si chiama gioco di squadra, ragazzi. Voi chiamate il vicino di casa, il portinaio, e vedi, in un attimo vanno. Grazie mille. Allora, prima di accendere il fuoco, tagliate tutto il bordo di carta, attenzione, perché sennò fate un disastro, un falò. Ok, perché tutta sta fatica? Perché la carta forno con sopra anche un coperchio fa proprio come un cartoccio, quindi trattiene ancora di più i vapori e la cottura renderà il polpo ancora più saporito. Mettiamo il coperchio così e accendiamo a fuoco dolce, facciamo cuocere per circa un'ora, un'ora e mezza. Fuoco molto dolce, perché non possiamo aprirlo per controllare dentro, quindi non dobbiamo assolutamente farlo bruciare. Attenzione. Cosa sto bruciando? Vedi? Cazzarola. Per un pelo. Giriamolo di qua. Pudicamente. Così un'ora, un'ora e mezza. E adesso vi faccio vedere il risultato finale. Io ne ho preparato già uno questa mattina. Ta-da-da-da. Che bello. Vedi, fuma ancora un po', anche se in realtà è già un'oretta che l'ho tolto dal fuoco. Continua comunque a cuocere e soprattutto a insaporire. Allora, completiamo il piatto con un bel piatto da portata. Un po' più polipetti di così.
piace questo piatto. È proprio un po' la mia passione. Questo sugo è meraviglioso. Se vi avanza, tra l'altro, ci potete anche condire una pasta. Una vera delizia. Io completo il tutto con qualche crostino. Tocco di verde. Che carino. Ha un profumo. Oddio! Fantastico, sta arrivando Enzo De Caro, grande attore proprio napoletano, con cui faremo a pizza fritta. Però prima ricapitoliamo velocemente come abbiamo fatto questo piatto. Ho messo i moscardini in pentola, ho aggiunto l'olio, i pelati, l'aglio, il peperoncino e ho chiuso con la carta forno e lo spago, con l'aiuto di qualche dita. Ho cotto a fuoco dolcissimo per un'ora, un'ora e mezza. Eccomi! Enzo De Caro, fantastico! Ci sei allora, bentrovata. E ho detto, ma ammetti che c'è da fare, c'è da qualche parte. Vabbè, tanto la cucina era lì, andavi tu. E anche se non è domenica, però... Benvenuto! Cosa mi hai portato di bello? Le pastarelle? Qualcosa che di solito si porta la domenica. Ma qui però, ogni giorno è buono, eh? Sì? Vieni, vieni! Benvenuto nella mia cucina. Dove le metti? Ah, le ricevi qui. Sì, dai, qua in cucina. Vedi che tutto. Insomma, una bandiera di Napoli. Oggi noi facciamo il menù napoletano e avevamo bisogno, insomma, di un degno esponente. Tu sei un bravo cuoco. Io casualmente ti ho portato qualcosa che, sapendo anche la cura che tu hai a volte per la... Spugliatello? No, ma guarda un po', No, bisogna vabbè. Che tieni anche bene in linea tutti quanti noi. Poi non è che me ne hai portate due, no, me ne porto... è che non sapevo se c'è, ho detto, io c'avevo un dilemma, ho detto che le porto, ma... le sfogliatelle. Aspetta però, sfogliatelle. O la pastiera. Guarda che delizia. Ma tu che avresti scelto? Cioè, se io dovevo scegliere, avevo questo dilemma, essere o non essere, io sono pazza per la sfogliatella. Allora ti consiglio la sfogliatella prima, poi per concludere un pezzettino di pastiera. Così, delicatissimo. Perché scegliere? Perché privarsi delle cose belle della vita? Sei pronto per cucinare? Assolutamente sì, sono allora, apposta. Eccomi. Io ti suggerirei di toglierti il tuo gilet, io sposto, non me le mangiate, sposta. Io le sposto di là, tu intanto preparati. Eccomi qua, ti vedo preparata, pronta, bene, bene, bene. Io le ho contate. Ecco qua. Vi dico solo questo. Senti, io volevo fare la pizza fritta, le pizzette fritte in realtà. Sei venuto a posto. Ma tu sei un bravo cuoco? Un grande scongelatore, diciamo così. Un scongelo veramente alla grande. Anch'io! E anche un buon facitore a volte di pasta e frigorifero. Bella, è la nostra filosofia. A volte riesce. Ci piace molto. A volte meno. Senti, partiamo con una base molto napoletana, un po' di sugo rosso, che però facciamo con i pomodorini freschi, perché l'idea è fare un sughino leggero leggero da mettere su queste pizzette fritte. Per forza. Ok, allora... Occhio che vedo un marroncino che non mi piace. No, guai, io faccio così, anzi lo metto così almeno... Tu invece se mi tagli già una mozzarellina... Queste sono quelle... Sì, sono proprio quelle famose quelle vostre, là. sì. Sono andata proprio giù vicino a Napoli. Allora, e voi che le tagli a mano oppure avete ancora quella usanza antica di tagliarla col coltello? Così, io poi a morsi. No, perché posso usare... Guarda quindi... che kit che abbiamo. Tu hai paura che io bruci l'aglio? Sono preoccupato che io adesso ci metto subito i pomodorini, così tu ti metti il cuore in pace. Mi sento più tranquillo. Così. E anche la mozzarella sarà tagliata meglio, vedrai. Dai, va bene. Raccontami, com'è stata la tua infanzia a tavola? Come te la... Un incubo. Come un incubo? Ti prendo il sale. Perché è bello stare a tavola, ma pensare di partecipare a un ricevimento, un matrimonio, una cosa... Dalle 11 alle 11, cioè dalle 11 alle 23, e al di là di ogni sopportazione. A parte questo, insomma, i ricordi sono carini. Senti, metto l'olio per friggere, ma il tuo piatto napoletano preferito? Per me, quando mi vuoi far felice, Una piccola fresella, un po' d'olio, un pomodorino, la cosa se più c'è leggera. Il basilico, io sono contento. Fatti più in là. Sicuro? Dicevo il segno, fino a qua potevo stare. Vabbè, dai. Allora, noi abbiamo preso la pasta della focaccia già pronta, l'abbiamo fatta lievitare. E facciamo queste pizzelle.
delle palline così, anzi anche un pochettino più piccole. Piccoli, così. Come fate a fare la mozzarella a dadini? Ma non fa la pizzetta che... Sì, io sono piemontese, tutto piccolino. Ecco, tipo così, no? Bisogna farle, vedi? Vedi, ecco. Io voglio sapere invece di questa tua commedia di Edoardo che porti in televisione. Beh sì, è un ciclo di commedie. Ah, più dura, quindi? Sì, un ciclo di commedie di Edoardo. Ritorna, la bella notizia è che ritorna il teatro in esatto. TV, in prima serata. Ah, in prima, bello, quindi proprio... Un'iniziativa nata dalla passione bella. Soprattutto di Massimo Ranieri, che è il protagonista. Intorno insomma c'è una bella compagnia. Abbiamo cominciato già dopo Filomena Martorano, abbiamo fatto Napoli Milionari, e siccome l'esito è stato positivo, soprattutto al Centro-Nord, pensa un po'. Ma vedi? Il Centro-Nord gli piace certo. Edoardo. Forse perché noi magari lo conosciamo un po' meno e allora abbiamo voglia di riscoprirlo. E forse anche una maggiore comprensibilità della lingua napoletana e dell'idea di poter far conoscere Edoardo come drammaturgo, devo dire, è un privilegio, quasi come fa le pizzette con te. Uguale proprio, direi. Prendi uno stecchino, immergilo nell'olio e guarda se fa tutte le bollicine, così vuol dire che è il momento... Ti dispiace se prendo uno stecchino e vado a immergerlo nell'olio per vedere se fa tutte le... Ma pensa che volevo dirti di farlo io. Ecco qua. Ancora poco, ancora pochino. Non dà... Aspettiamo, tanto il sugo è pronto. Non dà segno di... Ci mettiamo un po' di basilico, sì. Quando? Adesso. Devi passare sul mio cadavere, perché? Sul mio corpo. Cosa fatto? No, adesso, dopo. È spento però, Dopo. Costi napoletani. Cioè, puoi mica mettere il caldo del pomodorino sul basilico, ma lo schiatti, capite voi questa parola, schiatti? Però rimane tutto il sapore, tutto il profumo. No, va bene. Va bene, non lo faccio. Basilico sta qua e noi sappiamo quando dobbiamo mettere. Tu stai lì. Senti, ai tempi della smorfia voi facevate delle gran mangiate, dai, raccontaci voi. Capitava. E chi cucinava? Cioè, all'inizio non è che si mangiava mica tanto. No, esatto. All'inizio si mangiava pochino, diciamo la verità. Il piatto del pranzo del dopo spettacolo era quello più ambito e a volte bisognava anche dividerlo, che ma c'era tanto altro da fare ed era bello. Quindi è vero. Ma senti, io una storia che ho sentito che mi fa morire da ridere, di un sogno che ha fatto Lello Arena, che poi è diventato uno sketch legato a un'eruzione del Vesuvio. Sì, un'eruzione del Vesuvio nel quale non c'era, che eruttava anziché lava o materiale magmatico, eruttava purè di patate. Fantastico. E quindi questo sogno di Lello poi è diventata la centralità. Io, col basilico dopo, quindi non prima, durante, perché sempre dopo, alla fine. Questa ve la ricorderò, ecco, va bene. E quindi sì, effettivamente diventò un modo per poter sfamare la popolazione partenopea e dintorni, un bel purè di patate del Vesuvio. Fantastico. E invece in una delle commedie che farete adesso c'entra il ragù, no? Sabato, domenica e lunedì, che per me forse è una delle più belle commedie di Edoardo, drammaturgo, il ragù è il vero protagonista della commedia. Quindi perché dura quei tre giorni di cottura. Esattamente, sabato, domenica e lunedì. Fantastico. E tutti i personaggi, tutta la vita intorno, con le situazioni di ogni giorno che diventano emblematiche, ruotano intorno a questo tempo che passa intorno al ragù. E questo è la mano di un genio, ha saputo cogliere dalla quotidianità dei momenti veramente belli. Siamo pronti per immergere? Perché l'olio ci sta chiamando, ci sta me. Sì, anche secondo me. Vieni, cominciamo. Oddio, le abbiamo un po' appiccicate. Aspetta, mettiamo un po' di farina. E quindi senti, a casa chi cucina da te? A casa cucina chi capita, dipende soprattutto. Il problema sono i cani, belle. Animali, gatti, quindi cioè, loro hanno la priorità. Ah, prima dei cristiani? Certo, vorrei. Fantastico. Vorrei... Buttane una sola, perché se mettiamo troppa roba nell'olio poi non finisce bene. Va che roba, sembra quasi napoletana. Guarda quella bella magma che arriva, così è facile, si può fare. Anche perché se compri la pasta pronta dal panettiere, capito? Come faccio io? Ma perché non l'hai fatto con le tue manine sante? No, non ho fatto le mie manine sante.
sono capace, eh. Lo so, nessuno ne dubbia di queste. Però, sai, la praticità, va come gonfiano. Non tutte... Sai che non mi sono mai venute così gonfie? Siccome è la presenza di una... Tutte... Ma me le fai col buco? Una. Marco, ma perché? Sperimentiamo, rompiamo con ma la tradizione. Scusa, avevo già detto che era così bella. Un po' di tradizione, un po' ne facciamo Marco, una alternativa alla tradizione. Ecco, vabbè. Ti faccio mettere il basilico. Giusto caldo, perché tu sei... Se mi fai fare, io ti faccio mettere il basilico col caldo. Bene, così facciamo. Sei terribile. Questa... Dai, buttiamo anche le altre. Tra l'altro tu sei un professore. Sì, ti tocca. Devo portare, devo darti tanto. Del voi. No, mi vuoi dare anche delle altre. Ah, va bene, grazie. Guarda, ci buttiamo? Col buco, che disgraziato. Che succede? Perché non tutte le pizzette. E cosa insegni? Teoria del basilico? No! Sono diventata spiritosissima. Però potrebbe essere una soluzione, perché si chiama scrittura creativa. Bello. Con la quale mi cimento da tempo. Uh-huh. E ecco, come quella che fai tu, che hai imparato facendola, che hai insegnato facendola, e quindi hai divulgato la scrittura creativa della cucina. È questo vero. Tu lo hai fatto, bello, sicuramente. Bello, mi piace. Senti, facciamo così, una bella, io ti metterei prima una cucchiaiata di sugo di pomodoro, sì, prendi il cucchiaio. Non mi fa tardare la mozzarella. Ma dopo la mozzarella, dopo? Sì. No, tu metteresti prima la mozzarella? Io metterei prima la mozzarella, benedetta. Osti, napoletani, sembra che la pizza l'hanno imparata loro. Perché la mozzarella si perde quel calduccio loro. Poi, quella mozzarella è nata per vivere in quel calduccio. Sì, ma anche il pomodoro è caldo, eh. Sì, ma il calcio è caldo. Va bene, va bene. Questa è mia e me la gestisco io, questa qui con il... Voglio vedere come la gestisci con la cosa. Io faccio quella piemontese. Tu fai la piemontese. Se permetti, questa, ecco, ho fatto cadere questa qua. Schiaccio anche un po'. Ma guarda che roba, ma è mica un'insalata. Un momento, non ma è ancora finito. Io dico. Adesso lo stai facendo apposta per provocarmi. Mi piace molto provocarmi. Vedo. È tutta una cosa più interessante. Questo qua è tuo, te lo metti nel tuo. Toh. Ma che bello, come siamo bravi. Bello è bello, devo dire. Mettiamoli qua. Io direi, ci assaggiamo questo qua grosso, che ce lo dividiamo in due. Invece questi che sono troppo belli li mettiamo qua. Questo aspetto, questo però la bandiera è centrale. Diamo la centralità. Ah, io invece magno. Ah, un po' di sale, che dici sui pomodori? L'avevo già messo, no, l'avevo già messo. Ma quale hai messo? Scusa, apriamo adesso una trattativa sul sale. Avrei messo pure sale tu. Fino, sospetto. Sì. E il doppio dove sta? Che è cioè, il io doppio? Vengo qua, non mi fa. Come lo chiamate il sale doppio? Voi il sale doppio. Grosso. Ah, perché dite il sale grosso? Sale grosso, che è sale doppio. Il sale grosso. Il sale doppio. Cioè, il sale grosso. E metti il sale grosso. Sulle mie, almeno sulle mie. Va bene, su quelle cose. Tanto soprattutto quel basilico cade. Ma dai, ma dai. Ma... Cioè, guardate la quantità di sale che ha messo. Non è vero, la sto togliendo, mi è caduta, mi è scappata. Ah, la ammetti che è caduta. Ecco. Cin, alle nostre pizzelle savoiarde napoletane. Buono. Buono, buono. Buono, buono. Faccia del buono. Secondo me leviterà il picco delle pizzette italiane. Tu già fai il pizzetto. Da Bergamo a Piemonte, da Napoli. Aspetta, io vado a cadere tutto. Buono, buono. Dobbiamo portarla... Portala là. Aspetta, qua. Sembriamo. Scusate, siamo a casa, quindi... Allora. Ragazzi. Bene. Il nostro seguo. Capolavoro? Ti seguo. Mettiamolo qua sul tavolo d'esposizione. Esponiamo. Esponi lì. Oh. Pizzelle fritte alla maniera napoletana. E volendo si può anche mettere il sale grosso. Volendo, e volendo si può mettere anche il sale doppio. Grazie mille a Enzo De Caro che si è prestato a questa ricetta pseudo napoletana. E ricapitoliamo. Gemelliamo. Sì, dai. Gemelliamo. Ok. Intanto ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Abbiamo preparato il sugo facendo imbiondire l'aglio, abbiamo unito i pomodorini tagliati in quattro, ma senza mettere il basilico. Abbiamo tagliato la mozzarella a dadini, abbiamo messo a scaldare l'olio, abbiamo steso la pasta per la pizza. Abbiamo modellato le pizzelle, le abbiamo fritte, abbiamo farcito con la mozzarella, i pomodorini e finalmente con il basilico. Ma hai fatto una cosa veloce. Già pronto, io però ho una cosina per te. Vieni qua. Un regalino.
è uscito il mio libro nuovo. Cioè, che se c'è non le avevi finite tutte prima, le rifi- c'è altre, d'accordo. Ne sforno 200 all'anno. Allora ti faccio una dedichina. Non ho abbastanza confidenza con te per dirti cretina. No, no, dimmi, me lo dicono tutti. Prima o poi me lo dicono tutti. E adesso una bella tavola napoletana che ricordi proprio i colori, i sapori, anche le abitudini di Napoli. Partiamo con questi piatti che sono molto colorati, molto anche vari, perché vedete sono, ogni apparecchiata è diversa, sono proprio le classiche ceramiche della costiera, che fanno già allegria così da sole, senza bisogno di altro. Ci abbiniamo dei bei bicchieri, sempre sull'azzurro, come la nostra tovaglia che ricorda un po' il blu del mare del Golfo di Napoli. Che poesia! Il bello di avere i piatti un po' diversi, scompagnati tra loro, è che se per caso se ne rompe uno, lo si può alternare, se ne può comprare un altro senza timore di avere rovinato il servizio. Allora, visto che faremo questa splendida torta caprese, io mi preparo un'alzatina ad hoc con un bel nastro biadesivo intorno e tutti i cornini napoletani. Questi sono di plastica, li trovate anche nei negozi dei cinesi, un po' dappertutto. Facciamo diversi giri attaccando proprio il filo al nastro adesivo. Dovete avere la pazienza proprio di attaccare il filo qua allo scotch, perché i peperoncini di plastica non si attaccano, è il filo che si attacca. Ok, poi per evitare che la vostra torta si appiccichi ci mettete anche questo. Allora, in attesa della mia caprese facciamo i tovaglioli. Il tema è sempre quello dei peperoncini, eh? Allora, peperoncino vero, tra l'altro se avete la pazienza di infilare i peperoncini piccoli, quelli veri, in un nastro, potete mettere quelli veri anche intorno alla vostra alzatina, eh. Facciamo un nodo e chiudiamo. Così. E poi, allora, peperoncino lo abbiamo interpretato ampiamente. Un'altra caratteristica poi di Napoli è la tazza di caffè, la tazzuriella. Allora mettiamo la classica macchina per il caffè napoletana con sorpresa, perché dentro ci sarà una candela. E per completare il tutto giochiamo con proprio le tazzine di caffè e il caffè vero. Lo riempiamo, riempiamo la tazzina con i chicchi e diamo una nota di colore a questa tavola, così. Adesso mi preparo per fare degli spaghetti allo scoglio molto speciali, perché li faremo in calzone, cioè in una crosta di pasta per la pizza. Però tra pochissimo, vi aspetto. Bentornati nella mia cucina. Adesso facciamo gli spaghetti allo scoglio in crosta. Il bello è che sopra ci mettiamo una copertura fatta con la pasta della pizza, una specie di calzone, e poi passiamo tutto al forno. Un'idea per presentare il piatto in maniera un po' più sfiziosa. Ma andiamo per ordine. Facciamo un soffritto con l'aglio e l'olio. Io metto almeno due spicchietti schiacciati. L'olio abbondante, deve condire tutta la pasta. Ok, aspettiamo che sfrigoli un pochino. Nel frattempo io ho mezzo chilo di vongole, queste sono vongole veraci, io le ho lasciate in acqua e sale un pochino, anche un'oretta, se avete meno tempo mezz'ora basta, così spurgano, cioè tirano via la loro sabbiolina. Qui invece ho le cozze, sempre mezzo chilo, alle cozze invece ho tolto la barbetta, si fa così, ne ho lasciate due per farvi vedere come si fa. Prendi la cozza e zac, te ne faccio vedere un altro, prendi la cozza e tiri in su, hop. Io le compro al supermercato già pulite. Nell'aglio e olio che sfrigolano io metto anche un pizzico di peperoncino.
adesso che l'olio è ben rosolato ci buttiamo le nostre. Madonna, c'era l'acqua. Che scema. Questo è proprio da... Pensavo di star prendendo le... Te lo lascio qua il... Che cretina. Va bene, Rifo. Adesso che l'aglio è ben rosolato ci buttiamo dentro le cozze. Ci buttiamo le vongole sgocciolate. Ci butto anche due o tre pomodorini, così. E basta. Mi sono tagliata. Deficiente. Avete un cerotto? Che male. Sfumo con il vino, così. Alzo bene il fuoco e copro, aspettando che le nostre cozze e le nostre vongole si aprano. Tanto che le vongole e le cozze si aprono, io butto la pasta, diciamo 300 grammi di spaghetti. Teniamoli molto, ma molto, ma molto al dente, perché questi devono andare anche in forno, perché vuoi mica che i napoletani poi portino in tavola una pasta moscia e scotta, eh? Forno funziona. Ok, intanto io vi voglio ricordare che se avete qualche ricettina bella da darmi, il mio sito è benedettaparodi.it. Scrivetemi, scrivetevi a me, fa piacere. Ancora un attimo. Eccoli qua. I nostri frutti di mare si sono aperti. C'è tanto sughino, che è importante proprio perché dovrà condire la nostra pasta. Io ci metto anche, guardate, un cucchiaio o due di passata di pomodoro, così, senza saperne leggere né scrivere, come dice mia mamma. Dà giusto un po' di colore al sughino, niente di più. Spegniamo. Prendo la pasta della pizza, quella classica del supermercato. Io oggi mi sono già battezzata calda. Poi prendo una bella teglia rettangolare che vada bene con la pasta della pizza che ho comprato. Poi, super al dente, vado subito a scolare i miei spaghetti tenendo comunque sempre un po' di acqua di cottura. Vedete com'è durra? Facciamo insaporire un attimo. Attenzione, che è molto liquida. Che profumi! Vedete quanto liquidino, vedi? Quanto liquidino che c'è? È quello che servirà poi per completare la cottura anche in forno. Facciamo andare un secondo. Ok, la butto nella teglia. Siete pronti? Io no. Sento delle voci, delle note di apprezzamento. Ci metto il prezzemolo perché mi sono dimenticata di metterlo prima, potevamo metterlo anche in padella. E adesso facciamo questa magia, il calzone. Lo rovescio sopra e poi tolgo la carta forno perché è un po' morbida questa pizza lasciata al caldo. Chiudiamo bene i bordi. Direi 180 gradi, forno ventilato, fino a che non si è cotta la pasta della pizza, perché la pasta dentro è cotta. Guardate che bella! Questa è da portare così, agli ospiti, chiusa naturalmente. Però per voi la aprirò, farò questo sforzo. Non vi dico il profumo che esce da qui. Non vi dico quanto è caldo. Perché poi l'idea è che ogni commensale abbia nel piatto anche un pezzo di questa pasta della pizza che poi serve anche per pucciare un po' il sughetto che è rimasto. Adesso ve la porto là, così la guardate anche meglio.
e io ricapitolo velocemente come l'abbiamo preparata. Ho preparato un soffritto con l'aglio, ho aggiunto il peperoncino, le cozze e le vongole, i pomodorini, ho stufato col vino, ho coperto e ho rosolato a fuoco vivo per far aprire i molluschi. Ho buttato la pasta, ho aggiunto la passata al sugo, ho steso la pasta per la pizza, ho scolato gli spaghetti molto ma molto al dente, li ho fatti saltare un minuto con il sugo, poi ho versato tutto nella teglia da forno, ho aggiunto il prezzemolo, ho coperto con la pasta della pizza, ho cotto in forno ventilato a 180 gradi per circa 10 minuti. Tutto pronto! Prima cosa le mandorle che bisogna tostare. Mandorle normali, le ho messe 10 minuti in forno a 180 gradi. Ora le prendo e le trito subito finché sono belle calde. 150 grammi di mandorle. Che buon profumo! Adesso facciamo sciogliere 125 g di cioccolato fondente in un pentolino con un goccino d'acqua. Ci aggiungo anche 125 g di burro. Già bello sciolto questo, fantastico. Rompiamo 3 uova dividendo il bianco dal rosso. Sbattiamo le uova, i rossi dell'uovo, con 100 g di zucchero. Tanto il cioccolato si sta sciogliendo per bene. Monto i bianchi a neve con un pizzico di sale. Ok, il cioccolato è sciolto. Magari lo trasferisco in una ciotolina. Ci uniamo le nostre mandorle tritate. Mamma, che roba buona questa! Se vi siete persi qualche passaggio delle mie ricette o volete rivedere qualche cosa, vi ricordo che tutto il programma è disponibile sul sito della 7. Venitemi a cercare il menu di benedetta.la7.it. E adesso mescoliamo questa meraviglia, che in effetti è un po' calda, però va bene lo stesso, al tuorlo d'uovo sbattuto con lo zucchero. Se volete una torta più grande e scenografica, potete benissimo raddoppiare tutte queste dosi. Io ogni tanto lo faccio quando ho tanti ospiti, mettete però 5 uova, non 6. Ok, aggiungiamo anche i bianchi montati a neve. Passo verso l'alto e la torta è pronta. Ok, mettiamo in una teglia foderata di carta forno. Che cascata invitante di cioccolato. Slurp. Goduria assoluta. Va bene. 180 gradi in forno, mi raccomando, non ventilato. Mezz'ora, 25 minuti. Dovete provare con lo stecchino. E voilà. Io vado da Massimo per l'ultimo tocco. Ciao Massimo. Uè, Benedetta, faccio in buccia in trotavola oggi.
Fantastico, no, dai, si vede che sei proprio napoletano. Certo, verace. Mezzo piemontese, mezzo istriano, però ci ho provato. Allora, pumarola e pumarola, basilico, basilico e pasta, carino. Praticamente, una cosa estemporanea così. Lo facciamo assieme, ovviamente. Sì, dai, dai. Allora, sono creiamo... un po' tagliata, però. No, ma non ci tagliamo oggi, comunque. No, io mi sono già tagliata, già tagliata però, di là, dai. Va bene. Prendiamo questi maccheroni. Maccheroni. E ci facciamo un fiore. Come lo facciamo allora questo fiore? Allora, prendiamo i nostri maccheroni, li mettiamo così, tre, come impugnatura. Anche di più. Di più, perché dobbiamo farne uno centrale e tutti attorno. Ma tu hai le mani grandi, io ho le mani piccole, non ci stanno. La volta prendere i mezzi maccheroni. Sì, esatto, le mezze penne. Ok. Se riesci a starti ancora uno bene, se no va bene. E prendiamo un elastico. Vabbè. Giallo, okay. Rosso, no, giallo anch'io, così non si vede. Uh-huh. E lo facciamo doppio. Ma sei terribile, adesso mi si rompe. Bravissima. No, mi si rompe. Guarda che... E questo è il nostro fiore di maccherone. Una parola. Questo è il questo mio è il fiore, tuo di maccherone. Fiore di maccherone. Che cattivo, guarda. Bravissima, beh, un po' storto, ma lo raddrizziamo. Ok. Prendiamo un nastrino rosso, uh-huh, che ci leghiamo ai tuoi peperoncini, ai tuoi fiocchetti. Lo leghiamo attorno. Arrivo, signor maestro. Io ho nessuna festa, eccomi. Qua tutto il giorno. Ecco, allora questi io ne ho fatti anche altri. Bravo, apprezzo lo sforzo. Avanti. E andiamo prima a posizionarli. Ah, e poi li decoriamo quando e sono sul tavolo. E poi li decoriamo quando sono sul tavolo. Che carini. Questi possono essere anche dei segni a posto, sì, possiamo esatto mettere un po' in giro come preferiamo. Una volta messi in centro, qui ne manca uno. Vado qua. Vedi che lì ne è uscito uno. Ah, è vero. L'hai fatto tu. Va bene. Non è quello che ho fatto io, eh. Lo inseriamo. Poi prendiamo prima questi pomodori. Uh-huh. Questi sono dei pomodori decorativi. Ah, ecco, possono essere sì questi come qualunque pomodoro a grappolo, tranquillamente. Li spostiamo qua. E andiamo a sistemarli sulla tavola. E poi prendiamo il basilico. Uh-huh. E questo viene messo nel foro centrale. Ah, carino. Ma che delizia. E poi andiamo a inserire il fiore. Qui ci spostiamo. Che fiori sono di bello oggi? Questa è una freesia. Oh, la freesia che nel linguaggio dei fiori significa amicizia duratura. Che è un fiore profumato proprio, la freesia. Però molto napoletano. Grazie mille Massimo, io sento un profumino di torta. Anch'io. vado a controllare la mia caprese che devo mettere su quella sapere. Va bene, ciao ciao. Ancora non è proprio pronta, ma io sono una persona previdente e questa mattina presto ho sfornato quest'altra torta che ho già fatto raffreddare perché insomma se no non riusciamo a decorarla per bene. Allora vado a prendere la mia dorata alzatina che ho preparato con tanto amore. Eccola qua. Giro la torta aiutandomi con un altro piatto. Mettiamo questo sotto. Bella, sta alzatina. Comoda no, però bella. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo salvato alzatina e torta. Allora, zucchero a velo. Io una
fetta di caprese ve la voglio tagliare perché voglio farvi vedere com'è dentro. Prendo anche una salsina per il decoro. Troppo facile fare i decori con questa cosa. Taglio. Ah, si rompe un po'. La caprese è delicata, friabile. Ok, mi dispiace per la mia alzatina, ma io sul tavolo da esposizioni porto la fetta e ricapitolo velocemente come l'abbiamo preparata. Ho tostato le mandorle, le ho tritate, ho fatto sciogliere il cioccolato con un goccino d'acqua, ho aggiunto il burro, ho rotto le uova separando i tuorli dagli albumi. Ho sbattuto i tuorli con lo zucchero, ho montato i bianchi a neve con un pizzico di sale, ho unito le mandorle al cioccolato, ho aggiunto il composto ai tuorli, ho incorporato delicatamente anche i bianchi. Ho versato l'impasto in una tortiera foderata di carta forno, ho cotto a 180 gradi per 25-30 minuti. Una volta raffreddata la torta, l'ho cosparsa di zucchero a velo. E adesso facciamo la ricetta dei bambini, le uova in purgatorio. Tra pochissimo saprete di cosa si tratta. Bentornati nella mia cucina, siamo al momento della ricetta per i bambini e oggi facciamo le uova in purgatorio. Non so perché si chiamano così, ma è un piatto molto gustoso perché le uova col sugo di pomodoro, secondo me, sono proprio buonissime. Allora, partiamo col fare un sugo di pomodoro abbastanza denso e saporito. Cipolla affettata sottilmente. La mettiamo in padella con uno spicchietto d'aglio. Un goccino d'olio. Quando la cipolla è un po' appassita, ci versiamo un po' di passata di pomodoro. Diciamo da fare uno strato leggero. Mamma mia, come l'avete chiusa bene questa... No, vabbè. Chi era? Ursus che ha chiuso... Vediamo. Direi così, pizzico di sale e anche un pizzico di zucchero che io metto sempre nel sughino. Zucchero. E faccio cuocere 5 minuti in maniera tale da raddensare un po' il sugo, che non deve assolutamente essere così liquido. Ecco qua, vedete, quando il sugo è più o meno così, pratichiamo come fossero due buchini, così, tanto si aprono, e qui ci rompiamo le due uova, con delicatezza. E due. Adesso teniamo il fuoco dolce dolce e copriamo. Io quasi quasi lo metto in questo gas qui che è un po' più delicato e facciamo cuocere 3 minuti in maniera tale che il bianco rimanga bello bianco e il rosso invece sia ancora un po' morbido. Pronte! Proprio così, semplici semplici. Io ci metto un po' di basilico. E
proprio un piatto semplice semplice da portare ai bambini, però solo dopo che avete tolto l'aglio, mi raccomando, sennò poi si arrabbiano. E allora ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Ho affettato la cipolla, l'ho rosolata con un po' d'olio e aglio. Ho aggiunto la passata di pomodoro, un pizzico di sale e di zucchero e ho cotto per 5 minuti. Ho rotto le uova molto delicatamente sul sugo, ho coperto, ho cotto a fuoco molto dolce per circa 3 minuti. Ho completato con un po' di basilico e un po' di sale. Ed eccoci al capolinea, ecco qua tutti i nostri piatti del menù napoletano, a partire da questi moscardini affogati che fanno venire una fame, soprattutto a me, perché è uno dei miei piatti preferiti. Poi abbiamo questa sontuosa pasta ricoperta da un calzone di pizza, che ha un profumo. E poi le pizzelle fragranti, fritte ma morbide dentro, con la mozzarella che si è un po' squagliata. E poi vabbè, la torta caprese, proprio la regina delle torte della costiera amalfitana. E con questo gran menù io vi consiglio di bere un asprinio, che è un vino bianco campano ricco di acidità e quindi proprio giusto anche da abbinarsi con i fritti. Poi comunque un vino delicato che esalta i sapori sia della pasta che dei moscardini affogati. Allora, adesso che siamo in chiusura, io vi ricordo i nostri appuntamenti. Io sono qui sulla 7 alle 12.25 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e in replica sulla 7D alle 19.40. E adesso io mi assaggio i miei moscardini affogati, che è un piatto buonissimo. Per togliere le squame ai pesci, inumiditele con l'aceto. Se farcite una torta con la frutta o con le uvette, prima infarinatela, così non affonderà nell'impasto. Se volete vedere se un uovo è ancora fresco, immergetelo in una ciotola d'acqua. Se galleggia, è il momento di buttarlo via.